all'intervistato e siamo andati a chiedere un parere sulla situazione politica dopo il 4 marzo molto in alto, molto in alto. Siamo andati veramente a chiedere quasi dall'altissimo. Prego regia! Siamo nello studio di Monsignor Florestano Pizzarro. Buonasera. Buonasera, che molto generosamente ci ha concesso questa intervista nella quale noi cercheremo anche di fare un'analisi politica sulla situazione italiana. Come va, Monsignore? Sì, 5 minuti, Andrea, perché io oggi devo fare i santi, sto a fare la formazione, cerchiamo di stringere. Senta, noi sappiamo che comunque lei ha un punto di vista molto privilegiato, questo studio è adiacente all'appartamento di Sua Santità. Scusa un attimo, Prego. Prega piano, hai capito? Niente, sta tutto giù a pregare le cuffie, perché mo c'è il momento Amy Winehouse, quindi prega se mette queste cuffie, prega un volume così alto che se davvero lassù ci fosse qualcuno gli direbbe una secchiata d'acqua, guarda. Senta, ma è vero che soffre di insonnia? A voglia, e poi se prega di notte soffrimo di insonnia pure noi, hai capito? Questo è il problema. Cosa gli date, dei medicinali, dei farmaci per farlo dormire? Mattarella. Come Mattarella? O faccio chiamata a Mattarella, dopo 2 minuti si addorme. Ma cosa gli dice Mattarella? Ma infatti pure lui all'inizio era molto imbarazzato di questa cosa, diceva ma che gli dico io al Santo Padre, non troverei parole, dico ma c'è, dire quello che te pare, a rifai il discorso di fine anno alla nazione, e io non me lo ricordo, e qui comincia, e lui fa, care italiane, cari italiani, boom, secco, fino a domani mattina alle 7 potremo dormire in pace. Ha capito? Monsignore, parliamo un po' di questo Papa. L'ultima volta che io l'ho intervistata, lei aveva anticipato queste clamorose dimissioni di Ratzinger. Ma clamorose di che? T'ho già spiegato, Andrea. Era scaduto il contratto. Quello è un contratto di 5 anni, più 3, non abbiamo rinnovato opzione. E che sarà mai? Sono cose che non show business, sono normalissime, non dovevamo fare un dramma. Era stanco, scoglionato. È uno che ci chiedeva il TFR tutti gli anni pure sta cosa, veramente. Questo no. Che io poi a lui non lo volevo mandare via. Ho detto, affranchiamolo con altro. Cioè, mettiamolo insieme a Bergoglio. A me piaceva la coppia. Ma come la coppia? La coppia perché Bergoglio è bravissimo, è simpaticissimo, quello che te pare. Ma loro due insieme sono una cosa che ti fa schiantare da risa. Cioè, sai quell'archimia che te fa, come vedi, ridi. Fanno il poliziotto buono, poliziotto cattivo. Quello dice perdonami i gay e quell'altro, sì, col fuoco li perdoniamo. C'era una cosa, c'era una magia là dentro che se la siamo persa. Perché a sti vecchi quando li convinci, dice tu papi per carità, non si è mai vista la tradizione, le cose più assurde, la finestra è troppo stretta. Peccato però. Prega piano, te si sente solo a te, manco fossi il Papa, oh. Sì, ma insomma, va bene. Senta, ma Ratzinger lo sente ogni tanto? Ma che sta scherzando? 10 volte al giorno. Chiama spesso? 10 volte al giorno, perché si lagna, chiama, dice, c'ho freddo. Ma come voi tedeschi dovreste averci caldo, indossare il plaid, chiedi alla suora no, perché quella è cattiva, mi guarda male. È antico del no, sai. Ah, sai che mi ha detto altre volte? Mi dovete salire sul tetto a sistemare l'antenna di internet perché non prendo più Capodistria e Telemonte Carlo, ma te rendi conto? Ma che fa tutto il giorno? Niente, lui prega, scrive molto, mostra scrive un'enciclica contro Netflix. Ah. Ma mica per i contenuti che dici ci stanno le cose zozze, ci stanno i peccati. No, e finestrelle. Non gli piace sto sistema delle finestrelle, non ci capisce niente, dice questo non è modo cristiano di fare cose. Dice che dentro a ste finestrelle si potrebbe annidare demonio. Hai capito come sto messo io qua? Eminenza, adesso parliamo della politica italiana. Cioè, come giudica il risultato così incredibile di queste ultime elezioni? E che c'è da capire? Al nord i ricchi vanno alla flat tax e al sud i poveri vanno al reddito di cittadinanza. E non ci avranno né l'uno né l'altro a seconda di chi gli daranno l'incarico. Ma volete capire che chi vince, vince, il debito, la spesa pubblica, ti impediscono di fare qualunque cosa? Ma finite di parlare dei sordi che non ci stanno. Ma se proprio vai sempre a buffo, a Fornero dove stai fra premier. Senta, il crollo drammatico del Partito Democratico, le dimissioni post-datate di Renzi, che poi le ha confermate, dal 40% alla metà dei voti. Sì, Renzi ha toccato il massimo e il minimo. Forse sta a misurare la pressione. Ma poi senza un minimo di autocritica. E beh, quella parola autocritica credo che lui non sa che vuol dire. Secondo me se pensa che autocritica vuol dire che si sta rompa la macchina.
Ma lei ha buoni rapporti però con Renzi. Insomma, mica tanto, eh. Non ci è piaciuta quella cosa del decreto salvabanche che non ci hai messo dentro IOR. Allora poi non ci veniva a chiedere consenso, dice ma quella doveva salvare padre suo. E beh, pure noi qua dobbiamo salvare padre, no? Ma secondo lei la Chiesa è ancora in grado di influenzare la politica italiana? Dai, ma chi la può influenzare? Ma ve volete mettere in testa che noi ormai di sto paese, della politica di questo paese, non ce ne frega assolutamente più niente, che stiamo da un'altra... Sono loro che chiamano perché dice comunque tenere buoni rapporti, hai capito? E la chiamano, per esempio, chiamano. La Meloni la chiama? Tutti, sì, pure la Meloni ha chiamato 2 giorni fa. Mi ha ridetto un'altra volta la cosa del presepe. Mi ha detto, sa, monsignore, io non faccio più l'albero, sto a rivalutare il presepe. E ta Giorgè, stiamo a Pasqua. Ma mica, ma pure quella, pure Virginia Raggi, ma te rendi conto? Virginia Raggi, invece di pensare a buche, pure lei col presepe dice, monsignore, mi dispiace per l'arberello, quest'anno pure io faccio il presepe. Io ho detto, a Virgì, per carità, che te se seccano pure i pastorelli. Eminenza, invece Di Maio è andato oltre, è andato a Napoli a baciare la teca col sangue di San Gennaro. Non me lo ricordà qua la cosa, ha fatto un casino. Gli abbiamo detto, nulla tocca, guardala quanto deve, na devi toccà. Ha toccata perché noi siamo nuovi, stavamo imparando tutto, dovevamo conoscere tutto come i ragazzini. Ha rotto la macchinetta. Ma perché una macchinetta? Ma sì, lì c'è un meccanismo delicatissimo, è tipo la sigaretta elettronica, no? Che c'è sto sangue che si deve scaldare, sale, evapora e poi si scende giù. Ha rotto tutto. Quella è una macchina, non sai quanto costa, perché è il tecnico che la si ripara uno solo, che piana cresta assoluta. E già domo fa Osburgo perché il problema è chiaramente il carcare, lo capisci da solo, certo. Una macchina così. Poi oggi famo tutto con le cialde, come, però insomma... Come il caffè. Sì, come il caffè. Quella è una macchina che c'è una storia, l'abbiamo rifatta 50 volte, si è rotta 30 volte. Poi negli anni 80 mi ricordo Carlo Rambardi, buonanima, bravissimo, ci rifece un meccanismo perfetto perché usciva perfettamente, era veramente credibile. L'unico problema è che se la toccavi diceva... Gennaro telefono casa. Senta Eminenza, tornando alla politica, la scissione del PD, come la vede? Ma vedo, quello è un fenomeno naturale, è un fenomeno perfettamente normale, non c'è il caso di preoccuparsi, è sempre stato così. Fondamentalmente a sto paese le sinistre sono sempre state due, una sinistra lesionista e una sinistra autolesionista. Se le chiamassero così, invece di inventarsi tutti questi nomi, libertà, sta fresca e cose, sarebbe molto più chiaro. È una questione dei gusti, che ti piace i voti, se perderebbero meno voti. E il PD Yin e il PD Yang, ecco, ti posso dire questo, PD Yin e PD Yang che ruotano l'uno attorno all'altro in un eterno ciclo di illusione e delusione. Ma così facendo si riducono tutte e due però. È certo che si riducono, perché il problema che è che ogni volta che te scindi perdi i pezzi, se vai a sommare i voti di quello e di quell'altro non ci arrivi mai al totale che c'avevi prima. Certo. È come la fissione dell'uranio, no? Se tu mi bombardi con i neutroni, è un nucleo di uranio. Neutroni lenti, mi raccomando, che non dovemmo sbocciare, dovemmo piano piano far grappare sti neutroni a sto nucleo d'uranio che già quasi insregge da solo, che strippa e fa crollare tutto. È come l'autobus dei Fantozzi, c'è presente, un autobus strapieno che la gente non si riescono a chiudere le porte, la gente sta così e arriva l'ultimo che lo può appiare lo stesso per forza, sarta, si aggrappa e fa crollare tutti per terra. E quindi? Quindi, mo, quando tu bombardi un nucleo d'uranio 235, quello si divide in due atomi più piccoli, bario 141 e cripton 92. Mo, sti atomi sono instabili perché si sono separati. Per riguadagnare la loro stabilità, devono lasciare andare a loro volta altri neutroni. Sti neutroni che poi vanno a finire, fanno a catena a reazione, vanno a colpire altri nuclei d'uranio e patatatata, e poi senti che botta dopo, no? Ecco, la stessa cosa il PD, ogni volta, PD a sinistra, perdono i pezzi, allora perdono i voti, per riguadagnare quei voti si devono spostare un po' più a destra, poi fanno un'altra scissione, hanno perso i voti, per riguadagnare quegli altri voti si devono spostare ancora più a destra, e così, finché non fanno tutto il giro e si ritrovano da capo all'estrema sinistra, e si ricomincia il nuovo ciclo. Che secondo la profezia di padre Pinoli dovrebbe cominciare nel 2065. Ma chi è padre Pinoli? Ah no, niente, è uno che sta qua sotto che c'ha le visioni. Grande applauso a Fabio Pizarro. E nel dettaglio a Corrado.